Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questo ottavo appuntamento in onore di Ludovico Cardi, il Cigoli. E stasera è un appuntamento veramente d'eccezione. Ed eccezione perché siamo in questa bellissima location che ci ospita, e di questo ringraziamo la direzione di Villa Sonnino, ma soprattutto perché questo è un luogo storico per Ludovico Cardi, perché in questo luogo, allora era un castello, poi nel Settecento è stata ricostruita questa villa, in questo luogo Ludovico Cardi il 21 settembre del 1559 nacque. E proprio ecco il concerto conclusivo, del Castello dei Suoni e di questa prima parte di musica dedicata al periodo barocco, abbiamo deciso che fosse indispensabile che fosse fatta in questo luogo, in questa location. Per cui ecco, l'appuntamento di stasera è veramente particolare. Vedo che siete in tanti, malgrado i tanti appuntamenti che ci sono sul nostro territorio, e credo che comunque sia una serata veramente da non perdere. Qui il Cigoli, oltre ad essere cinato, poi è tornato, perché qui aveva la propria abitazione, è tornato in un periodo abbastanza difficile della propria vita, poco più che adolescente, infatti, dopo che si era trasferito a Firenze, alla bottega di Alessandro Allori, detto il Bronzino, conobbe le prime esperienze a livello artistico, però furono esperienze un po' traumatiche, perché veniva la bottega dell'Allori, lo mandava a disegnare i cadaveri, a sezionarli, quindi una cosa un po' difficile, anche per un ragazzo adolescente come era il Cigoli a quei giorni. E lui si ammalò e dovette ritornare qua nelle colline di Cigoli per rimettersi, come si dice oggi, rimettersi in sesto, e per riprendere poi dopo 2-3 anni la propria attività a Firenze. Serata particolare, serata veramente d'eccezione, con la musica di Rossignolo. Carlo Permalvento, che ha curato la rassegna dedicata al Cigoli al Castello di Suoni, ci spiega questo ritorno con il Rossignolo, perché con il Rossignolo abbiamo aperto i festeggiamenti del Cigoli il 7 di giugno scorso nel Conservatorio di Santa Chiara. Poi sono state fatte anche altre tappe, altri appuntamenti dedicati al Cigoli. L'appuntamento di stasera è d'eccezione per tanti motivi. Ce ne puoi dire qualcuno? Sì, dunque, praticamente stasera si chiude un po' il ciclo che abbiamo iniziato con il 7 di giugno, che abbiamo fatto un bellissimo, è stato fatto nel Rossignolo, proprio un bellissimo concerto nel chiostro di Santa Chiara. Certamente le musiche di stasera sono di carattere, diciamo, più avanzato, siamo nel periodo più vicino al barocco, al periodo del barocco, quindi nella prima parte, diciamo, che abbiamo assaporato nel concerto del 7 giugno è stato un po' un tardo Cinquecento, quindi abbiamo sentito musiche di tipo strumentale, soltanto strumentale, del tardo Cinquecento. Invece stasera avremo anche musiche che spazieranno fino al periodo, diciamo, del primo barocco. Si parla di musiche nate nell'ambiente fiorentino, e quindi soprattutto che vengono nella nostra zona, e quindi ci sono esponenti come Peri, Caccini, che tra l'altro Caccini è il nostro conterraneo, nato fra Montopoli, Santa Maria a Monte. E poi dopo abbiamo anche, ecco, gusteremo anche il Monteverdi, che è quello che poi ha aperto, diciamo, al madrigale e a tutte le forme, diciamo, di polifonia seicentesca. Quindi ecco, il Rossignolo si presenta da solo, è un gruppo veramente eccezionale che da tempo sul piano nazionale e internazionale presenta musiche di questo periodo. Ottaviano Tenerani, che è la guida di questo gruppo, abita a San Romano, quindi è il nostro vicino di casa, e quindi ecco, ha accettato ben volentieri di poter celebrare il Cigoli per questo suo 400° anniversario. Ovviamente però, come avete visto, tutte le altre serate che abbiamo predisposto, prima di iniziare con il concerto manderemo il video che racconta brevemente in 10 minuti la vita di Ludovico Cardi, il Cigoli. Ringrazio Francesco Filmarvi, può dare il via al filmato che proiettiamo sulla facciata del palazzo di Villa Sonnino.
Allora accogliamo con un applauso il gruppo Il Rossignolo, formato da Ottaviano Tenerani, Marica Testi, Giulia Peri e Martino Noferi. Delle due mode che a fine 500 inizio 600 si accavallano e convivono, cioè quelle che vengono chiamate la prima pratica e la seconda pratica. La prima pratica era quella dove c'erano molte voci che suonavano e cantavano contemporaneamente, la seconda pratica, quella che i teorici e i musicisti del primo 600, fine 500 inizio 600, cominciano a, diciamo, a sponsorizzare sempre più fortemente e a mettere in pratica, è quella dove c'è una voce che canta, che suona e linea di basso degli strumenti che comunque accompagnano questa voce unica. Questo perché si voleva tornare in qualche modo a una sorta di purezza che veniva idealizzata, che era quella della musica greca, di cui di fatto loro non sapevano niente, logicamente quasi anche io non sapevo niente, ma in qualche modo c'era questo ideale di purezza per cui una voce si sentiva bene e non creava, diciamo, situazioni in cui non si poteva capire il testo. Invece, per esempio, nei madrigali a cinque voci, che erano diventati in qualche modo il genere alla moda alla fine del Cinquecento, il contrappunto era magnifico, la musica era splendida, ma molto spesso il testo era incomprensibile perché appunto c'erano cinque voci che cantavano contemporaneamente. Nella seconda pratica, appunto, c'è una voce che canta e a questa voce vengono affidati tutti i sentimenti e la responsabilità espressiva del
del dramma. Ecco che autori come Peri, Caccini, Allegri, di cui avete sentito questa suite, diciamo, cominciano a muoversi sempre di più verso questo tipo di idea, di ideale. Questi compositori che abbiamo appena nominato, Peri, Caccini, Allegri, Vincenzo Galilei, che era qui di Santa Maria a Monte, ma anche Caccini, in realtà erano originari di Montopoli, in Valdarno, poi i figli sono andati a Roma. Diciamo, facendo parte di quella che è diventata famosa come la camerata fiorentina, la camerata dei Bardi, perché si venivano a casa di questo conte Bardi a Firenze. Ma grandi esponenti di questa, diciamo, nuova scuola, che a un certo punto abbandonano in qualche modo quasi radicalmente la polifonia, sono anche autori come Monteverdi, o come sentirete, come Tarquinio Merla o Stefano Landi. Quindi, diciamo, questa sera sentirete brani che sono tendenzialmente appartenenti esclusivamente a questa nuova pratica, cioè una voce a cui è affidato, diciamo, il compito espressivo e narrativo, e il basso continuo, in questo caso stasera è proprio la cembalo, e gli strumenti che accompagnano. Mm-hmm.